Buongiorno ragazzi e ragazze. Ho deciso di scrivervi una lettera perché la città che conosciamo, con tutti i suoi difetti e i suoi problemi, in queste giornate così strane ha davvero bisogno di speranze e di fantasie. Beh, lo sapete, dobbiamo stare a casa perché finisca tutto presto, perché si salvino più vite possibile e perché magari questa triste storia ci migliori anche un po'. Allora voglio lanciarvi una sfida. Mandatemi un'idea per migliorare la nostra città. Metteteci tutta la vostra immaginazione. Voglio conoscere i vostri pensieri, tutto ciò che sarà generato dalla vostra creatività. Che sia un disegno, una lettera oppure un progetto di sicuro geniale, facciamo diventare questo il tempo in cui rovesciamo le nostre idee sulla città di domani. Usiamo ogni colore, strumento, linguaggio per raccontarla innanzitutto a chi ci sta accanto, ai nostri insegnanti, ai nostri genitori, ai nostri amici. Ma perché no? Raccontatela anche a me, che con voi voglio credere che questo tempo di quarantena possa anche essere trasformato in una grande occasione per tutti noi. Ne potremo uscire in tanti modi diversi da questa situazione, ma per me fare politica vuol dire ancora investire sul fare città, che poi è un altro modo di fare scuola pensando alla nostra comunità. Voi lo sapete meglio di chiunque altro. Il mondo che guardiamo fuori dalla finestra dipende anche da noi. Ora, noi in questo momento dobbiamo restare a casa, ma se non possiamo muoverci in libertà, muoviamo quella cosa straordinaria che è la nostra intelligenza, che se è condivisa è anche più forte e più bella. Io mi metto alla finestra e aspetto di ascoltare le vostre idee. Mandatemele a ciaccheripresidente@gmail.com e magari mandatemele entro sabato prossimo. Andrà tutto bene, ma insieme a voi sono convinto che andrà anche meglio. Un caro saluto a tutti e a tutte, il vostro Amedeo Ciaccheri.